Dipinti, disegni, alcuni inediti, ma anche matrici di rame e lettere. Da sabato a Bologna una mostra dedicata ad un precursore dell'espressionismo. Vediamo. È un Cristo lacerato e sofferente, ma nello stesso tempo risplendente di luce e gloria, la figura centrale nell'opera dell'artista francese Georges Rouault. La mostra che la raccolta Lercaro gli dedica a partire dal 23 gennaio riflette sulle tematiche fondamentali di un lavoro che ha dato voce alla fede cristiana. Per Georges Rouault, uno dei protagonisti della pittura europea del Novecento, la fede è la fonte ispiratrice di tutta la sua attività artistica. E attraverso la fede l'arte è testimonianza di vita ed esplorazione del mistero. Rouault racconta di un'umanità popolata da clown, prostitute, vagabondi, tipi grotteschi, poveri e umili che si contrappongono a presuntuosi, potenti e ricchi. In mezzo le figure dai tratti forti ed espressionisti del Cristo. E sempre, nonostante tutto, la luce della speranza.